Ci siamo amici, ancora e ancora il teletrash, la diretta continua con i miei ragazzi qua oggi. Qui abbiamo tutto dentro le tasche, ragazzi, e abbiamo tutto a casa qui. Non c'è altro che ringraziare Mauro, perché mi sta dicendo adesso di bellissimi ritrovi. Dico altro che ritrovi. Comunque ancora in boscaglia, così, guardate, al tramonto, eccolo qua, il tramonto che c'è ancora. Guardate come cambia il colore, eccolo qua, vi porto in questo posto così internato, in degrado, stato di bruciore, di ruggine, di tutto, ragazzi, qua, eccola qua, la 500, guardate ragazzi, è fantastica, eccola qua, guardate, 500, e oltretutto che qua ormai non è rimasto più niente, mi sono accorto proprio adesso, perché stavo dicendo a Mauro, di qualcosa, dai, salutami qua, che questa, eccola, eccola, guarda, questa è una 500D, ragazzi, guardate, addirittura con porte controvento, qui nell'abbandono, in questi bellissimi alberi, in questa natura, tra serpaglia, ragazzi, dopo la famosa sinca, dai, che abbiamo dovuto girare quattro parti, ragazzi, qui abbiamo tutto dentro le tasche, abbiamo fatto poca strada per arrivare qui, guardate, è fantastica, guardate, vi mando questa bellissima 500 ormai in uno stato di degrado e abbandono, in distruzione totale, ragazzi, no, guardate, eccola qua, guardate, tra gli alberi, adesso andiamo vicino a fare il primo piano, eccola qua, ragazzi, è tutto nelle nostre tasche, guardate qua, abbiamo il bellissimo dirupo delle nostre zone, ragazzi, eccolo, è fantastico, eccolo il rametto che va negli occhi ad accecarti, eccolo qua, eccolo, ragazzi, guardate che vera passione, che cosa fa Alessio per voi, ragazzi, ma voi che cosa fate per Alessio, come questi ragazzi, che mi portano a trovare dei bellissimi ritrovi dopo, eccoci, ci siamo, stanno salutando, ragazzi, guardate che cosa faccio per voi, anche che dite che non interessa, però come vi ho sempre detto, lo spensiera famiglia, eccolo qua, eccolo l'albero che passa attraverso la mia videocamera, se poteva parlare questa videocamera mi ringraziava, magari mi diceva, dai Alessio, tu eri proprio matto, magari mi porti nei posti più esplorabili, perché dopo il telefonino ti ho pioppato l'immagine in HD, eccola qua, 500 in completo degrado, abbandono, eccola, nell'erbaccia, ragazzi, eccola, tra i rovi, ragazzi, eccola, e addirittura anche rara, dai, 500D, guardate la porta che contro il vento, ragazzi, eccola qua, si vedevano le cosce delle donne appena scendevano, mi ricorda la Fiat 600 che ho trovato all'incirca un anno fa, che era il giorno della festa della donna, amare sempre le donne, ragazzi, eccola qua, guardate, è fantastica, adesso mi vado, passo magari di sopra, non so dove, perché vorrei entrare nel ferro, nella ruggine, guardate come sta mangiando ormai anche il tettino apribile, eccolo, adesso vi mostro la mia mano, eccolo qui il tettino, guardate, eccolo, ragazzi, si piega tutto, guardate, eccolo, adesso forzo, sì Mauro, eccolo, sto forzando, eccolo qua, fate un saluto, ragazzi, state là così in silenzio, dai che stasera dobbiamo andare anche a cena, dai, con questi ragazzi, è fantastico, ragazzi, guardate, è da brivido, guardate ormai i gioielli che cosa significa, ragazzi, andiamo a trovare il posteriore, ecco, si sta avvicinando Mauro, passiamo, ecco, tra le erbacce, eccolo Marvin, ecco le erbacce, eccole, vi saluto ancora a tutti e a tutto il forum, venite che andremo a fare questi giri, ho anche accennato già a loro, eccolo, ciao, senti, stanno salutando, grandissimo, 3, 4, 5, Bettini, andiamo sulla ruggine, eccola! Eccola qua, il profumo della ruggine, dai, il profumo della ruggine, ragazzi, guardate, è fantastico, dai ragazzi, lo sciacallo che ha portato via il motore, eccolo qua, non c'è più il motore, guardate, andiamo nell'interno, eccolo l'interno della ruggine che sta mangiando, ragazzi, guardate, altro che caccia qua, altro che caccia, anche il portacicche, dai, fumiamo una sigaretta, eccola qua, guardate, tutto in un completo degrado e abbandono, perché io adesso sto seduto proprio sul montante, eccolo qua, del 500D, ragazzi, ricordate il 500D, in uno stato, mi fa proprio piangere quest'auto, vederla qui, la piccolina degli italiani, ragazzi, in completo degrado e abbandono, eccola qua, ragazzi, vi saluto, dai, sono emozionato, ragazzi, oggi è stata vera caccia, dai, vera caccia, stavo dicendo anche alla Simo prima al telefono, che mando un saluto alla Simo, un bellissimo bacione, amore mio, e saluto anche i miei ragazzi, dove si sono nascosti, eccoli là, li vedo, ciao, ragazzi, non vi guardo, dai, non avete vergogna, dai Roberto, abbiamo fatto la cena,
Comunque, ragazzi, evviva auto! Abbandonate! Bravissimo, dai, degrado, abbandono, dai, com'è Mauro? Dove sei? Strilla! Degrado, evviva il degrado, viva la ruggine! La ruggine! Bravissima, non dovete vergognarvi, ragazzi, non dovete vergognarvi, perché sono qua, eccolo qua. Eccolo, guardate anche l'albero qui davanti a noi, guardate, siamo nel tramonto, ragazzi, non si chiudono mai questi video, è fantastico, mi emoziona che qui, ragazzi, facendo l'analisi, ve l'ho già detto, esce la ruggine, ragazzi, dai, perché è vera malattia, dai, è vera malattia. Ok, comunque ci siamo nei prossimi ritrovi. Sì, è fantastico ragazzi, è fantastico. Non vorrei chiudere mai, non vorrei chiudere mai. Comunque, gustatevi ancora il bosco, le nostre parti. Eccole qua, eccole qua. Vi mando un bellissimo saluto, un bacione a tutti quanti. Alla prossima, sperando queste auto ormai moriranno qui su questo posto. Magari qualche scavatore possiamo tirare sull'auto, sotterrarla oppure mandarla in demolizione. Dai, spero di no, perché io non faccio queste riprese per fare danni a nessuno, ma soltanto per passione, eh? L'ho sempre detto, ragazzi, eccola qua, guardate la 500 in completo degrado e abbandono. Eccola, dal posto più splendido del mondo, perché questo è il posto più splendido del mondo. Abbiamo il nostro paesino. Senti qua che complimenti che facciamo là, ragazzi, ragazzi. Salutate, comunque, ciao. Alla prossima. Ciao, grande Alessio. Ciao, ragazzi, ciao, ciao. C'è il sottofondo degli uccellini che stanno cantando da lontano, ragazzi. Guardate, è fantastico. Cani che abbaiano. È il tramonto che c'è, ragazzi. E questa era com'era la nostra vita, dei nostri nonni, dei nostri precedenti, che tutti quanti amavamo sicuramente. Se c'erano oggi, non sanno che oggi queste cose sono storia, storia soprattutto per me e per tutti gli appassionati, ovviamente. Ciao ragazzi, alla prossima.